Ci sono dei nemici. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti alla live di Chuck Me. Oggi andiamo a streamare la parte 7 di Ghost Recon Wildlands. Ieri, quando ho chiuso la live, ho giocato ancora un pochino per prendere alcune cose, principalmente armi. Ho preso l'M4A1, la K47, l'MK17, principalmente queste, e un po' di accessori per questi... per questi cosi, ecco. E nulla, il mio problema attuale è che nel fare questa cosa sono andato nella provincia di Libertad. Niente, vi spiego in buona sostanza che cosa ci è stato detto a proposito di questa provincia. Appunto la difficoltà, vabbè, difficoltà massima, quindi comunque adesso non la facciamo, però volevo farvi vedere che ci siamo arrivati. È praticamente che la provincia qua è adibita alla produzione, e il tizio del luogo, il capo qua, il Buchon, credo si dica, è praticamente uno dei chimici più importanti di tutta la Bolivia. E nulla, non sappiamo praticamente niente, cioè ha detto proprio non sappiamo praticamente niente, dovete andare a fare le vostre cose. Ci sono un paio di missioni storia, delle informazioni da reperire, ma appunto non credo di poter vedere se ci sono dei... non so se ci sono dei documenti. Questo qua c'è... Qualche cartello... no, influenza... Dove è la produzione? Ignoto... infatti no, non mi spiega nulla, mi dice soltanto questo. E basta. Non abbiamo molto, vedi, appunto. La sua organizzazione realizza i tuoi sogni, punta a dare ai giovani del posto la possibilità di studiare e fare carriera nel campo della chimica. E basta. Non sappiamo praticamente nulla, vero nome ignoto, età ignota del tizio. Non sappiamo assolutamente niente, però balza perché è troppo difficile per il momento. Preferisco andare a fare là dove c'è il tizio del vecchio West, l'imbecille lì, questo cretino qua. Allora andiamo a Itaqua e spostiamoci. Ok. Allora. Vediamo che cosa ci riserva il destino. Sono un sacco di luce interruttori qua su. Ok, andiamo. Siamo già dentro? Sì. Bowman, siamo a Barbechos. Ottimo. Il sogno ha mandato a Barbechos un contabile di nome Pulpo per controllare i conti di Nidia Flores. Dicono che sia un falco.
Non chiude mai un occhio per nessuno. Che Nidia stia derubando il sogno, no, non sarà felice che Pulpo ficchi il naso nei suoi affari. Il cartello porta di nascosto dal Brasile i profitti a Barbecios e ricicla parte dei soldi tramite il banco di Barbecios. Con Pulpo pronto a rovinare la festa, deve esserci un modo per sfruttare la situazione e sabotare l'intero processo. Forse il sogno pensa che Nidia Flores lo stia derubando. Per esserne sicuri dobbiamo mettere le mani su Pulpo. Stando ai nostri dati, il suo socio e braccio destro, un tizio di nome Wagner, è in una miniera d'argento a Barbecios. Prendete Wagner e fatevi dire dov'è il Pulpo. La nostra amichetta della CIA ci ha mandato un video. Scaldate i popcorn. Guardiamo. Tutti i sicari del mondo sono inutili senza dei contabili addetti al riciclaggio di denaro sporco. Octavio Allende è il contabile di El Sueño che svolge questo incarico. Lo chiamano il pulpo, la piovra, perché ha i tentacoli ovunque. Se lo uccidiamo si romperanno un sacco di meccanismi, ma voglio usarlo come arma. El pulpo sa di essere importante. Invece di una AK-47 ha una valigetta che usa per aiutare gli affari, rafforzando i rapporti con i politici e la polizia e facendo guadagnare al cartello denaro da spendere come preferisce. Grazie al pulpo, oltre alle imprese illegali, il Santa Blanca ha denaro investito in svariate attività legali. El Sueño ha portato il pulpo in Bolivia per revisionare i conti di Nidia Flores. I soldi dal Brasile arrivano a Barbecios e vengono riciclati nel consorzio minerario. I profitti di Nidia sembreranno un po' bassi. Ok. Nemici nell'area in capanna. Dobbiamo prendere lui, noi. Però non capisco se è un tenente o una persona qualsiasi. Ah, una persona qualsiasi. Su. Hola, amico. Hai sentito niente sul cartello? Gracias. Addio. Ok. In ogni caso. Il braccio destro di El Pulpo, Wagner, è alla miniera d'argento di Sipuco. Trovatelo e scoprite dov'è il suo capo. È appena passato un elicottero sopra il casino. Facciamolo. Voi andate, io arrivo subito. Questa zona fa parte del giro di contrabbando della cocaina del Santa Blanca. Bowman ha dei file sulle figure chiave. Al comando c'è Nidia Flores. Un'ex reginetta di bellezza, ora fa la trafficante. Il suo braccio destro si chiama El Boquita, un figlio di puttana che si occupa della logistica sul campo. Lei è la mente, lui è il braccio. Poiché la Santissima Muerte ha amato così tanto il cartello Santa Blanca, ci ha dato la sua unigenita figlia, affinché chiunque creda in lei non perisca, ma abbia vita eterna. Molti anni fa eravamo nei guai, eravamo disperati. Sull'orlo dell'estinzione, i ratti e i serpenti ci stavano facendo a pezzi. Credevano ci fossero più speranze, che fosse troppo tardi, era la fine. Ma proprio quando stavo per arrendermi, è successo. È arrivata Nidia Flores, nota come la Reina de Belleza, la reginetta. E con sé ha portato prosperità, lusso e la vendetta. La sua carità, suo amore, è nel profondo dei nostri cuori. E lei continua a diffondere il suo Vangelo nel mondo, in ogni angolo del pianeta. Sia lode a Santa Nidia, regina delle regine, reina de reinas.
Dea tra i cani randagi. Mi pare un po' eccessivo. Non so neanche dove starà quella puttanella. Non so dove sta. La reginezza della bellezza. Ah, perché è il capo del contrabbando. Ok. Beh, la ammazzeremo a un certo punto. Anku, vediamo l'altro. Ogni uomo ha un punto debole. Per il Bokita è l'amore. Contrabbanda da quando aveva 6 anni. Suo padre gli attaccava addosso l'Acapulco Gold e lo mandava oltre il confine. Diceva che erano vacaciones familiares, vacanze di famiglia. A 13 anni El Bokita era già un maestro del contrabbando. Sigarette, alcol, abiti firmati, DVD, petrolio, animali, armi e ovviamente esseri umani. Una volta ha contrabbandato 500 grammi di ossido di uranio. C'era una richiesta? El Bokita la soddisfaceva, ma non era una questione di soldi, lo faceva per l'adrenalina, finché non ha incontrato la reginetta. Nidia Flores ha visto il suo talento e l'ha reso il suo braccio destro. Nidia è il cervello e El Bokita è il braccio. Il fatto è che ha perso letteralmente la testa per lei appena l'ha vista. Nidia non ha mai ricambiato, ma una notte ubriaca ha ceduto. Con la roulette dello sperma, 9 mesi dopo, hanno vinto una figlia. Valeria. Dicono che ogni uomo abbia un punto debole. E il Bokita ne ha 2. Ok, quindi sappiamo qualcosina in più sui nostri nemici. Mamma mia, sei lenta sta moto. Non male che siamo quasi arrivati. Spiace signore. Sì, fatta sotto. Sì. C'è un'arma fissa. C'è un sicario laggiù, vicino al container. Drone in volo. Un pezzo, ne vedo uno con le mitra. Raggiungo la posizione. Ok, mi muovo, fammi trovare una buona posizione. Raggiungo una posizione migliore. Occhi sul bersaglio. Bersaglio acquisito. Pronto ad andare. Bersaglio a terra, attacco il nemico. Ehi, un tenente, ditemi dove. Vicino al container. Lì c'è una miniera d'argento. Il Santa Blanca si è preso le miniere. Ha assunto la Barvecho Splata per coordinare gli scavi. Per un minatore che differenza fa? Il suo capo è un pezzo di merda in ogni caso. E lui è intrappolato 1 chilometro sottoterra. Ne ho un altro, sono 5. Occhio, c'è un allarme. Marco un nemico, è vicino a dei civili. Ho un problema con il mouse. Ok. Allora.
Bowman non sa dirci nulla sull'aspetto di questo Wagner. Come dice sempre la mia futura ex, se non sei sicuro chiedi a qualcuno. Mi sa che hai omesso testa di cazzo alla fine della frase. Quando si parla della mia ex, testa di cazzo è sottinteso. Ho disattivato l'allarme. Ti vedranno, indietro. Ok. Fuoco. D'accordo. Un cattivo in meno. Ingaggio. Il loro tenente fugge. Coopere il todo saldrà bien. Dove è la macchina? Là c'è una macchina. Ottimo. Che cazzo? Ah. Dove dobbiamo portare? Raga, non so dove sto andando. Non mi hanno detto nulla. Dimmi dov'è Wagner, l'aiutante di Pulpo, o sei finito? Guarda che tu hai dei problemi di rabbia, ma te lo dico, gli uomini di Nidia hanno fatto sparire Wagner. Merda. In teoria ero decisamente più vicino prima. La vedo molto dura. Vedo io. Liberarlo in 4 minuti. Ok, andiamo. A chi sto rodeata di estos niños? Vediamo l'uomo di pulpo catturato dagli scagnozzi di Nidia. Io di sicuro non me l'avevo. Nidia ha qualcosa da perdere e pensa che questo Wagner possa aiutare a tenerselo. Che sabemos. Esto te lo sabrá uno. Pero ustedes, nosotros, podemos hacer hoy, aquí, una gran diferencia en sus vidas. En Esperanza Santa Blanca, otorgamos becas para que estos jóvenes niños continúen estudiando. Colaboren con nosotros donando unas monedas a los pobres. Oh, guardate, una miniera della Barbecho Splata. Sarà anche questa del Santa Blanca ormai. Hanno interessi in tutte le industrie boliviane. La domanda da un miliardo di dollari è chi è che compra da loro?
petrolio dei cartelli e dei terroristi, minerali. In qualche modo finisce tutto sul mercato. Mamma mia. Sì, sto pensando di lanciarmi giù a un certo punto. Sì, lo state chiedendo. Che cazzo? Ok. Bersaglio con Mitra. Calma, gli do una cassa d'armi. Silenzio, marcia. Grazie, grazie, ma chi siete? Per adesso siamo tutto ciò che ti tiene in vita. Muoviamoci. Un attimo. Un secondo. Copere i... No! Figa, lascialo un attimo. Che voglio prendere l'arma. Tu. Quedate quieto. Libero, voi tutto bene? Vi prego, non datemi questa macchina di merda. Allora, prendiamo questa macchina. È lenta come non so cosa. Mi raggiungo. Possibile, cabrones? Quelli dicono che Nidia Flores pensa che Pulpo voglia derubarla. Robarle, por favor. Non pensi di avere problemi più grandi che lamentarti? La voce è vera. A partire dal mare con solo. Vamos a cambiare la tempata, che fare? Forza, torniamo al lavoro. Es que bueno, potete almeno dirmi chi siete? So che non siete del Santa Blanca. Non ti riguarda. Il sogno ha soldato altri mercenari? In serio? Io non ho visto le fatture. Senti, non è un problema tuo. Un attimo. Lavorate per Pulpo, vero? Eseso Verdad. Lui e i suoi conti segreti. Come suo contabile, come faccio a tenerne traccia? Pensiamo alla missione. Non capisco nemmeno perché stia succedendo. La verità è che Nidia non dovrebbe avere paura di noi. Non ancora, almeno. Abbiamo appena iniziato a controllare i conti. Non sappiamo se stia rubando meno. Forse ha paura di quel che succede se la beccano. E schieneta, ho paura di quello che farà il sogno se non completiamo il controllo. Stavo a rubare un elicottero. Ma tant'è. Lì. Merda. Fare una roba. Mi interessavano le armi che si trovano qua in giro. Ritorniamo con il pick up. Coopere i todos al drapien.
estraiamolo. E chi è stato ad attaccarti? Uomini di Nidia Flores. Assurdo. Sospettano che Pulpo trami contro Nidia. Puoi scusarci un attimo. Pulpo e Nidia sono a ferri corti, eh? Sfruttiamo la situazione. Mettiamoli l'uno contro l'altra. Esatto, dobbiamo solo capire come. Torniamo là fuori e cerchiamo di incrinare i loro rapporti. Ehi, chi avete detto di essere? Sono una cugina di Pulpo. Anche se rendono conto allo stesso capo, Nidia e Pulpo non sembrano andare molto d'accordo. Per natura sospettano l'uno dell'altro e sono diffidenti. Se alimentiamo i loro sospetti possiamo fare scoppiare una guerra intestina. Sì, ma in realtà non c'è niente da fare. Ah, ok. Abbiamo delle nuove info da andare. Qui c'è un'arma. Bello. Qui c'è un bel mirino. Andrò qua. Nel frattempo andrò a prendere la cassa di accessori che c'è lì avanti e ruberò un aereo. Riuscire a trovare delle informazioni. C'è una cassa d'armi qui. Ha. Bene. Aeroporto Barbechos più avanti. Occhio, lo controlla il Santa Blanca. Come fa un cartello della droga a prendersi un aeroporto? Quando ti minacciano di abbattere ogni aereo che decolla, dopo un po' preferisci andare in treno. Beh, io però vorrei entrarci. Come merda, culeros! Ok, non serve. Ci sono i cattivi. Ho avvistato un sicario, vicino al posto di blocco. Vado in posizione, una traiettoria. Ho il nemico. Ho il bersaglio. Preso. Ok, tutto fatto. Sì, ho fatto tutto questo perché volevo un aereo. Oh. Come prendiamo quello? Questo qua è più figo. Il tutto per guidarlo niente, perché poi tra 2 chilometri neanche lo utilizzerò per paracadutarmi giù dalla cosa. Andiamoci dentro. Mamma mia.
Qui abbiamo un capo dei sicari. Facciamolo pentire delle sue scelte di vita. Magari diffonderà il malumore. Civili nell'area. Occhio ai bersagli. Perché hai sparato un civile? Occhio, hai appena ucciso. Rotenente sta cercando di fuggire. Quedate quieto. Cassa d'armi qui. Libero. Quando ti svegli, di ai tuoi amici del sangue che abbiamo versato qui, di come chiamavi la mamma, e devi dire che i prossimi saranno loro. Hai capito? Tranquis? Tranquis, sì. Ho capito. Ho capito. Avrà recepito il messaggio? Scommetto che si è pisciato sotto. La sua gente gli riderà dietro per sempre. E pensa a quello che faranno i ribelli. Sarà bene con i miei stivali. Abbiamo i libri contabili di un cavò pieno di soldi del Santa Blanca a Barbechos. Dobbiamo soltanto rubarli e far ricadere la colpa sul caro vecchio pulpo. Un gioco da ragazzi, eh? Come sempre. Buck, qui Nomad. Chiamiamo da Barbechos. Come va, Todo? Cosa possiamo fare per voi? Vogliamo derubare il cavò di Nidia. Preparate una squadra e aspettate la nostra chiamata. Ci servirà aiuto per spostare tutti i soldi. Va bene. Avviso i miei. Ok, quindi possiamo fare la missione storia oppure indagare ancora un pochino. L'idea... possiamo anche passare di qua. Oppure da qua che abbiamo... vabbè, l'MP7 tanto non lo userei mai. Qui c'è qualcosa di importante. Questo non è piegato, ma non mi serve. Questo non lo userò per ora. Per adesso andremo qua. Però prima dotazione, fucile d'assalto. Abbiamo una nuova cosa. Abbiamo un manico angolato. Ah, però mi dà molto più precisione. Ma non c'era il mirino qua. Ah, vuoi vedere che è per le cose? No. Ah. Aspetta. No? Allora è per questo. Allora è per questo. No. Boh, vabbè, niente. Torniamo a usare il nostro M4-1. Ma mappa. Io ero abbastanza convinto che fosse il mirino laser. No. No? No? Ah, strano. Non riesco a... vabbè, chi se ne frega adesso se riusciamo a sciogliere l'elicottero dell'unità di qua sopra. Informazioni da reperire qui in giro. Ah. No, pensavo di doverli ammazzare. E invece. Oh, che bello. Andiamo.
Se l'hai rifatto, qui mi servirà. Qui ci sono alcuni sicari all'ingresso del campo. Un riconoscimento del Santa Blanca. I sicari ne sentiranno la mancanza. Così ti scoprono indietro. Ma com'è che salgo esattamente? Sono 5. Qualcuno è nervosetto. Ok, mi muovo. Sposto in posizione. Sanno che siamo qui. Occhi aperti. Verso gli acquisito. In attesa. Cazzo, ingaggio. Al mio via, fuoco! Roger. Porca vacca! Qui ho la rotta di un aereo di rifornimento del cartello. Sembra carico e pronto a partire. Se riusciamo a far arrivare le scorte ai ribelli, infliggiamo un bel colpo al cartello. Abbiamo gli orari di consegna dei convogli di denaro del Banco de Barbechos. Potremmo rubarne uno senza troppi problemi e scaricare il bottino nel garage di Pulpo. Bowman deve far sapere a Nidia dov'è il camion e noi potremo goderci lo spettacolo. Elicottero a terra! Qua non c'è nessuno. Si sa mai. Vedi che non li ha caricati. Elicottero, a terra. Via libera. Vai, prendiamo quello nostro che è bello scassato. Zona con pochi bersagli. E andiamo, andiamo, andiamo. Qua? Manico anteriore. Pesante, ma aiuto. Qua? Un'arma, prendiamo. Là è un attimino più importante, anche perché penso che una volta che troviamo neanche l'ultima qui vedo un capitano. Ok, a posto. Controllate i bersagli, ci sono civili ovunque.
C'è un arco al posto di blocco. Guardate qua, Nidia compra i cosmetici online. L'ha ricevuta un indirizzo di consegna? Sì, sì che ce l'ha. Scommetto che ha fatto l'ordine da un computer a quell'indirizzo. Violiamo quel PC e potremo scoprire tutti i suoi segreti. Ottima idea, facciamolo. Aspetta che qua c'è una cassola. Un momento, c'è una cassa d'armi. Allora, infatti. Allora. Andiamo a fare prima la banca. Nasconde milioni in denaro riciclato al banco de Barbecios. Derubiamo la banca e diamo il denaro a Katari e ai suoi amici ribelli. Abbiamo una macchina da rapina. A posto. Prima entriamo, allora. Avvistato mitragliere pesante del cartello. Dove c'è il posto di blocco? Ho trovato l'indirizzo di una stazione radio ribelle disattivata dal Santa Blanca. Riattiviamo quell'affare. Ok, prendiamo la moto lenta. Voi andate, io arrivo subito. E dietro, divendemi. Ok, abbiamo anche già l'equipaggiamento per fare la rapina. Quello mi piacerebbe di più, questa rapina. Mamma mia. Ho trovato un accampamento di ribelli. Scusate. Aiuto. Dai! Fa schifo sta moto. Ok, 700 metri. Dietro una torretta. Abbiamo un'arma fissa.
c'è un allarme in funzione. Allarme disabilitato. Vedo un secondo bersaglio. Ne vedo uno con i mitra. C'è un bersaglio con mitra. E sono 5. Soldato del cartello, proprio dove c'è il container. Bersaglio numero 5. Ne ho un altro, sono 5. Vado in posizione, fammi trovare una buona posizione. Ok, bersaglio mancato. Un bersaglio acquisito. Pronto al fuoco. Qui c'è aereo unità di avvicinamento al container. Elicottero a terra. Piano. Merda. Cazzo. Al riparo. Granata, prendete questa. A terra, elicottero. Uomo a terra, cazzo.
Uomo a terra! Aprite il fuoco! Uomo a terra! Elicottero, a terra, sta giù, arrivo subito! Ah, era qua. In ogni caso facciamo così. L'allarme disattivato. Anche se ormai non è che... Cassa d'armi qui. Ha! Proprio quello che desideravo. Granata! Tu. Brutta merda. Nidia è una spina al fianco e una pistola alla tempia. Dacci i codici d'accesso al suo cavò e Pulpo la farà scomparire. Pulpo? Cingalo. Ok, va bene. I codici sono vostri. Sta bien, ganaro. Qui Nomad, abbiamo i codici di accesso. I ribelli sono pronti. Per prelevare centinaia di milioni di bolivianos? Ovvio. Aspettate il nostro segnale. Passo e chiudo. Dov'è? Oh, che bello. Granata. Cazzo. Sei fuori. Ah. Arrivo.
porca merda. Sì, vabbè. Figa, rianimami. Ci sono più nemici. Qui abbiamo finito. Si sa mai. Occhio a dove sparate. È morto. Bersaglio eliminato. Elicottero a terra. Elicottero distrutto. Sono qui, loro possono svuotare il cavo e noi possiamo tagliare la corda. Ok, andiamo via. Proviamo di ammazzare lo stronzo che è qua in giro da prima. Boh, vabbè, ti sei freddo. Ma perché trovo sempre sta macchina? Allora, ok, abbiamo fatto quello.
Qui c'è il computer personale. Oppure dirottare il camion. No, facciamo il computer. Sappiamo dov'è il computer di Nidia Flores. Hackerate il PC e datemi tutti i segreti della nostra regione. Oi, amico. Missione completa. Sicari eliminati, ora siete a posto. Muchas gracias. Senza di voi non avremmo mai preso il capo. Non spendeteli tutti in una volta. E spargete la voce che vi ha aiutato Pulpo a recuperare quei soldi. Per farvi combattere fra di loro, vero? Bueno, voi anche siete più in gamba di quanto sembriate. Gracias. Si la quieres más que nada en la vida, hazla tuya. Hazla única. Incrustaciones de oro. Culatas a la medida. Cañones personalizados. Cualquier relieve a... Miras láser de última generación chapeados de oro. Facciamo così perché se usiamo le strade. Le menti chiuse e precipitate mi diranno che la santa fuente è intelligente, morbosa e pericolosa. Ops. Che la moralità ordinaria è per i bambini e sedicenti. Attenzione verso il mondo. Ah! Sono fatti per essere incontrati. Perché ci no. Dai. Facciamo festa durante la celebrazione dei santi. La Santa Fuente è il tetro sensuale angelo della morte. È la rappresentazione della morte, è un'affermazione della vita. È la vita, quella vera, non quella moderna, la verdadera vita. Che suona con la forza delle tempeste e con la violenza degli oceani. È questa l'esperienza che incarna. No. Allora. Così. Dov'è il mirino rosso? Aspetta, vediamo se... No, preferisco questo. Però non mi piace il mirino. Oh. Ma va. Ehi, sicario armato di mitra, controllate il parcheggio. Attivo il drone. Ho un altro bersaglio. E sono tre. Vedo un bersaglio, ci sono molti civili vicini. E sono cinque. Marco un nemico. Non hanno un sistema d'allarme. Indietro prima che ti scoprano. Ops. Vabbè. Cristo, dove era l'allarme? Granata al riparo! Ah! Thank you.
quest'arma è instabile, poi non so cosa. Granata! Giù a te questo, elicottero! Ok, dobbiamo cercare il computer della tipa. Che io pensavo fosse qua, però evidentemente no. Andiamo da dentro. Una macchina. Sarà là sopra. Così che ci siamo, facciamo uscire giù di qua. Controlliamo tutto. Ecco il suo ufficio, diamo un'occhiata a quel PC. Ho trasferito circa 50 milioni di dollari dai conti di Nidia a quelli di Pulpo. Poco elegante, ma funzionerà. Rubate uno dei furgoni coi soldi del Santa Blanca e nascondetelo nel garage di El Pulpo. Non appena lo saprà Nidia Flores, accuserà Pulpo del furto. Piloto io. Io ho seguito io. Ok. Dice qualcosa. Preso. Attenzione, ci sono nemici in zona. Civili nell'area. Occhio ai bersagli. Pronto ad andare. Ingaggio. Attenzione a quella paretta per esplodere. Che cazzo è successo? E sono scesi. Fanculo.
a un garage in zona. Lasceremo il camion lì. Da quando i contabili hanno un garage privato? Da quando investono in ogni genere di affari per riciclare i soldi del loro capo. Qui c'è un generatore. Il drone è partito. Qui c'è un altro bersaglio. C'è un bersaglio con mitra. Allora possono stare lì. Vado in posizione. Devo trovare una posizione migliore. Occhi sul bersaglio. Roger, bersaglio marcato. Che bello. Aggiungo una posizione migliore. Pronto il fuoco. Sono 5. Raggiungo la posizione. Posto in posizione. Bersaglio marcato. Ok, mi muovo. Fammi trovare una buona posizione. Ok, bersaglio marcato. Pronto all'ingaggio. Andiamo. Ci sono, andiamo. Ora Bowman può far conoscere la posizione agli uomini di Nidia. E Nidia darà la caccia al pulpo. La nostra piccola operazione ha convinto Nidia Flores che il pulpo le sta rubando dei soldi. E lei è incazzata via. Lo attaccherà ad armi spiegate.
Pulpo è fortunato. Il suo amico Wagner è stato così gentile da darci il suo numero di cellulare. Dove si trova? Crediamo sappia che Nidia ce l'ha con lui. Si sta preparando per andare in Messico. La squadra deve aiutarlo a raggiungere l'aeroporto in modo che possa parlare male di Nidia con il sogno. Ha ricevuto. Ok, dove dobbiamo andare? Là. Nidia Flores è assetata di sangue ed il pulpo è in fuga. Raggiungete il pulpo e proteggetelo finché non potrà fuggire dal paese. Quando sarà al sicuro denuncerà Flores e le rivolterà contro il sogno. Ok. Ci conviene spostarci, visto che dobbiamo andare praticamente dall'altra parte della... della cosa. Che zumba ya, sto di sperare che esto acabe. Allacciate le cinture. Ci sono. E seguiamo questa storia. Allora, andiamo. Vedo il rifugio di Pulpo. Aspettiamo che venga fuori. Il nostro uomo, muoviamoci. Scusa. Pronto ad andare. Banditi in arrivo, fuoco. Visto. Andiamo Pulpo. Ma porca troia. So. Qui tutto libero. Possiamo andare.
Avevo bisogno di una notte. Ci siete? Fuoco! Roger. Finché non arriva. E qua. Bowman, Pulpo è arrivato all'aeroporto di Barbecho, si sta per volare in Messico. Eccellente. E Sueño si fida di Pulpo, quindi Nidia è nei guai. E Santa Blanca dovrà rivedere tutta l'operazione di riciclaggio. Continuate la missione. Roger, restiamo in contatto. Passo e chiudo. Pulpo è salvo, ripeto. Pulpo è salvo. Andiamocene da qui. Nidia Flores era nei guai, e lo sapeva. Non erano le droghe ad essere sotto attacco, era il denaro, la rabbia. Il denaro doveva essere già dagli investitori in Messico, ma non era mai arrivato. Che hai intenzione di fare? Non c'erano scuse, giustificazioni, niente. Nidia doveva trovare una soluzione, prima che la soluzione trovasse lei. Ok, abbiamo fatto fuori tutto quello che dovevamo far fuori. Ok, allora di difficoltà 3 abbiamo quest'area e questa. Visto che ormai con le montagne ci siamo scusati. Ah, non posso perché sto combattendo. Vabbè, tanto rubo un aereo, ci vado in volo, anche se non è proprio vicinissimo. Lo uso quello di aereo, è più veloce. Libero, voi tutto bene? Allora. Ok. Sono un sacco di luce interruttore qua su. Io ci sono. Piace per l'unità, ma vorrei evitare di passare qua. Allunghiamo un pochino. Ho un po' paura che mi abbatta. Merda, non vedevo una cosa del genere dai tempi del deserto. Sacchi di sabbia, filo spinato, posti di guardia. I ribelli stanno facendo sudare in Santa Blanca. Quegli stronzi del cartello non avrebbero mai pensato di dover schivare bombe e cecchini. Il karma a volte ti morde il culo.
Ok, la provincia è questa. Andiamo. Ah. Sì, lo so che mi sto alzando. Sto continuando ad aumentare l'altitudine dell'aereo. Voglio vedere fin dove può arrivare. Mettiamoci su, dai. Siamo nella provincia di Tabacal, cosa vuoi dirci? Un tempo Tabacal vantava una grossa produzione di caffè, ma negli ultimi anni il Santa Blanca ha obbligato i coltivatori a diventare cocaleros. Devono coltivare foglie e il cartello all'esclusiva. Il nostro bersaglio? Un boss del cartello, Madre Coca. I cocaleros sono terrorizzati da lei. Guardate il video che vi ho inviato e capirete il perché. Gestisce Tabacal come se fosse il suo piccolo cartello. Produce le foglie di coca, le consegna tramite camion e treni. Ha abbastanza uomini da tenere in riga i cocaleros e proteggere i convogli. Tutto funziona con un'efficienza spietata. Sono in contatto con un piccolo gruppo di ribelli. Ci aiuteranno nella lotta al cartello se dimostriamo le nostre buone intenzioni. Qualche suggerimento? Potete fare due cose per guadagnare la loro fiducia. C'è un vecchio cocalero di nome Chavez. Sta cercando di far ribellare i contadini. Dovrebbe tenere un discorso davanti ai cocaleros alla cooperativa agricola. Contattatelo e proteggetelo. Altro? Pare che il cartello prelevi la coca da una singola fattoria nella provincia. Attaccatelo quando viene a ritirarla. Manderemo così un messaggio ai cocaleros e saboteremo la produzione di Madre Coca. Ok, vediamo il video. Ruperta Faro, Madre Coca. A Tabacal si coltiva il caffè, ma i cartelli ora ci coltivano la coca. Rende molto di più. Se avete mai sniffato del caffè italiano, sapete perché. Spoiler, questa pratica è malvista nei bar. Non fate domande. Sin da piccola Madre Coca era una raspacina, una raccoglitrice di coca. Quando si parla di piantagioni illegali, il lavoro minorile non esiste. E lei si spaccava la schiena. Aveva un figlio e voleva per lui un futuro migliore. Peccato. Il giovane Pablo è morto di overdose. Come fa una madre che coltiva coca a scendere a patti con la morte di suo figlio? Molta gente capirebbe l'errore e cambierebbe vita. Madre Coca ha fatto l'opposto. Ha riversato la sua rabbia sulla gente di Tabacal, obbligandola a subire quello che ha dovuto sopportare lei in gioventù. E da brava tiranna ha esteso il suo impero, creando del malcontento che ha gestito. Con il supporto di Eliaio è diventata una donna molto potente nel cartello. Come si suol dire, bisogna portare rispetto alla mamma. Ok. Ah.
Allora, facciamo due cose. Prima andiamo a prendere... il signorino lì. Dov'è? No, aspetta, perché mi dà anche qualcosa di nuovo? No, nulla di nuovo. Ah, ok. Ho un fucile. Dove si esce? Sta cazzo di scuola. Ma proprio in una scuola devo andare. Via, andiamo. Un trasmettitore ribelle spento da troppo tempo. Pensiamoci noi. Hola amigo, hai sentito niente sul cartello? Gracias, addio. Ok, a me non interessava quello. Date quieto. Prima che ti vedano. O mi dai delle risposte oppure me ne vado con le tue orecchie. Scegli tu. Ehi, calma, parlo. Ok. Aereo unità di avvicinamento, giù. Mappa. Ok, abbiamo delle armi e accessori. AK minchia, sì, bella, mi piace. K12, calcio piegato che è inutile, laser, ah ok, questo, laser 3D dot. Questo mi piace, andremo a prendere. No, è una pistola inutile. Vabbè, allora andiamo a fare subito la cosa. Questo. Un cocalero molto rispettato, di nome Chavez, sta per aizzare la gente del posto contro Madre Coca. Dobbiamo salvargli la vita a tutti i costi. Ok, andiamo. Andiamo. Ah! Perché mi ha fatto fare sto giro? Ok,
non faccio domande perché i navigatori sono una roba allucinante. Andiamo a proteggere lui. Ci avviciniamo alla cooperativa agricola. Ecco Chavez, si preparerà per il suo grande discorso. Mi sembra un bel dito medio al cartello. Quell'uomo ha le palle, diciamolo. Vediamo se riusciamo a farlo ragionare prima che le cose si mettano male. Siete Demonius? Vi manda Madre Coca? Mi aspetti guai, signor. Oiga, non hai risposto alla mia domanda. Un amico, e non voglio che tu faccia un grave errore. Errore? Usted che sa? Da quando aiutare il mio popolo è un errore? Se parlerai, morirà della gente. Ecco la verità. Madre Coca manderà i suoi uomini a fare un massacro. Quindi dovrai stare zitto? È questa la vostra risposta? Allora non siete meglio di Madre Coca. Fammi passare, gringo. Devo parlare alla mia gente. Qui Nomad, siamo alla cooperativa agricola. Chavez ha ignorato l'avvertimento, sta per parlare ai Cocaleros. I ribelli dicono che Chavez è uno serio, un vero rivoluzionario. È un uomo morto, il cartello non gliela farà passare, liscia. Fate il necessario per tenere Chavez in vita, così i ribelli capiranno che vogliamo davvero fermare Madre Coca. Ok. Buenas. Prima del cartello, eravamo padroni di noi, hombres libres. Coltivavamo caffè, lo facevamo con tanto orgoglio. E ora cosa siamo? E cosa ci ha fatto quella dannata strega di Madre Coca? Ve lo dico io, ci ha reso suoi schiavi. Tutti a terra, a terra! Ci siete, aprite il fuoco. Ricevuto. Bersaglio poi nemico. Ah, cambiamo arma. Abbiamo bisogno di qualcosa di più potente. Tagliatrice leggera. Merda. Anche lui dovrebbe stare un attimino tranquillo invece di... Sta giù. L'abbiamo fatta. Chavez è al sicuro. Ottimo lavoro. Cercate informazioni sul giro di Madre Coca. Dobbiamo sapere dove finiscono le foglie di coca e dove le conservano prima del trasporto. Ricevuto. Ci muoviamo. Li abbiamo fatti. Lui era un ribelle. Marco, sarebbe meglio tenere tutte le armi per non sbattere su.
Ok, e quello l'abbiamo fatto. Già che ci siamo, allora facciamo un salto lì, prendiamo quella cosa e andiamo a trovare le informazioni. Poi continueremo dopo 5. Incidenti in questo paese che sarà il resto del mondo. Un 2x3 vedi un elicottero schiantato, una macchina in fiamme. Ho capito che io aumento un attimino anche la cosa di questi incidenti perché vado a sbattere contro tutti, però. Dei ribelli. Ah no. Sbagliato. Ho visto una stazione di rete del cartello. Andiamo a fare uno scherzetto. Facciamo saltare la porta e la disattiviamo. Un momento, c'è una cassa d'armi. Devi scoprire indietro. Ah, è dentro. Carica innescata. Ho innescato il C4. Carica innescata e in posizione. Intanto abbiamo attirato. Le stazioni del cartello ci sono, più i ribelli possono muoversi liberamente. Bene. Oh, finalmente. Andiamo a fare questo. Ora, non complicare le cose più del dovuto. Aspetta, com'è che è? Ok. Ah, no, non è vero.
via, via. Di non ribaltare questo affare. Oh merda, l'Unidad. Sono arrivati altri stronzi. Carica innescata. No. Cecchino su quella torre. Merda, sa che gli stiamo sparando. Elicottero dell'Unidad, giù. Elicottero a terra. Non mi hai visto. Cazzo, in caccia. Ciao, abbiamo cannato. Cecchino, al riparo. Ah! Si è impallato! Ok, si è impallato proprio. Ah! Ok, scusatemi per l'interruzione. Il gioco ha crashato. Principalmente il gioco ha crashato. Sì, adesso deve capire che non mi posso connettere ai server Ubisoft. Allora, no, vabbè, non sto neanche a farlo ripartire. Allora, visto che sono le 7 e 10 di sera, io vi ringrazio innanzitutto per aver seguito fino qui la live. Intanto, vabbè, faccio partire qua la cosa, altrimenti almeno mi piazza dove devo stare per quando riprenderò la diretta dopo mangiato. Anzi, vabbè, dai, famo sta missione qui, lì dove c'è l'Unidad, forse. Se siamo vicini, sì. Siamo vicini. Allora. Più vicino questo o questo? In teoria sì. La montagna non la posso scalare. Guido io la moto. Andiamo là. Allora, facciamola, dai.
Cecchino su quella torre. Drone in volo. Ehi, cecchino sul tetto. Elicottero dell'unità, giù. Terra, elicottero. Qualcuno è nervosetto. Indietro, potrebbe scoprirti. Ho un altro bersaglio. Un terzo. Cecchino, in cima alla torre. Ok. Guardate, una cassa d'armi. Starà bene con i miei stivali. Ok. Ho gli orari dei carichi di coca che partono dal deposito qui a Tabacalla. Avete voglia di sporcarvi le mani? Blanca vuole premiare un pezzo di merda. Qui dice dov'è la medaglia. Vediamo cosa fa questa medaglia bonus. Cazzo, utile. Ok, abbiamo un po' di missioni storia da fare. E abbiamo anche un pochino ancora di roba, diciamo, da trovare. Allora andremo, penso, qua a indagare, poi andremo dall'altra parte, poi andremo a fare magari la missione qua di distruggere le scorte di cocaina, che non mi sembra molto difficile. Ok, per i rifornimenti ci ringrazieremo i ribelli. Prima di completare la cosa, aspetta, prendiamo il dossier che c'è qua. Andate avanti senza di me. A Tabacal dicono che l'unione dei cocalero sgarantisce un prezzo migliore per altri raccolti. Il caffè va a quasi 20 boliviano al chilo. Mio figlio dice che Santa Blanca la coca non la paga più di 17. Vecchio, ho detto che i contadini faranno più chita. Lo sai meglio di me che il caffè si raccoglie una volta l'anno. Come cocalero, questi uomini raccoglieranno tre che cazzo? Eltri. Stamia, stai distorcendo la verità, manita. Però puoi contare più sulla pigrizia della gente che sulla loro abilità. E tanto, devi anche abbastanza. Ma se non si fanno andare bene la carota? Nel caso, mi conosci. Ci sono, andiamo. Ho un bastone bello grosso. Ah, ok.
Qui è tutto libero. Ehi, una medaglia del Santa Blanca. Sarà un bel souvenir. Ai. Buenas. Qui abbiamo i movimenti di uno dei killer del Santa Blanca. Spieghiamogli che cos'è il rispetto. Allora, drone esplosivo. Ok, per ora facciamo così. Ok, ok, quindi sennò qua fa schifo. C'è uno spot più carino dove si vede il paesaggio. Qua siamo in mezzo a al coso, quindi è un po' difficile. Andiamo su qua. Ok, quindi con i campi di coca alle spalle e le montagne, io vi ringrazio per aver seguito queste 2 ore di Ghost Recon Wildlands. Sintonizzatevi stasera, non so ancora per che ora, penso per le 22, per un'altra live, probabilmente di Ghost Recon Wildlands, la parte 8 faremo. Quindi grazie per aver guardato la parte 7, io vi saluto, vi ringrazio. Se state guardando in diretta vi auguro una buona cena, e altrimenti buon qualsiasi cosa dobbiate fare dopo aver visto questa live. Che problemi hanno i ribelli qui? Perché sono così sospettosi? Siamo americani, no? Il motto dell'unione dei Cocalero Quechua è causa chun coca, uana chun yanki. Viva la coca, morta gli yanki. Quindi cosa facciamo? Aiutiamo dove possiamo, ci guardiamo le spalle. Ok, ancora grazie per aver guardato fino qui. Vi saluto, vi do appuntamento a tra poco, tra qualche ora, per continuare questo gioco o un altro. Vi ringrazio e ciao ragazzi.